Paolo Giordano con Tasmania e Einaudi, Vivian Lamarck con L'amore da vecchia, Mondadori e Sebastiano Mondadori con Verità di famiglia, La nave di Teseo, sono i vincitori del premio letterario Il Babrignetti, giunto alla 50esima edizione. Era già stato annunciato e ieri sera, durante la prima delle serate evento dedicate al premio, è stato ribadito sul palco di Marciana Marina. La nuova formula del riconoscimento elbano prevede che i tre vincitori si contendano il super premio finale, che verrà assegnato a Portoferraio la sera del sabato 9 settembre, dopo il voto espresso dalla giuria tecnica e quella popolare. Si tratta di opere che rappresentano generi diversi, con cui il premio vuole sottolineare un modo unitario di fare cultura, superando gli steccati tradizionali, ha commentato il presidente del comitato promotore Roberto Marini. Dopo le presentazioni di Attilio Romita, volto storico del TG1, il benvenuto al premio e i saluti ai presenti, con un ricordo del Raffaello Brignetti Elbano, è stato rivolto dal sindaco Gabriella Allori. Sul palco anche il responsabile delle pagine della cultura del quotidiano Il Tirreno, Giuseppe Boi. Sono stati commentati tre romanzi vincitori davanti ad un pubblico attento e numeroso. Il premio letterario Isola d'Elba, intitolato Raffaello Brignetti, si vanta del patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. Prossimi appuntamenti a Portoferraio il 10 agosto in Piazza della Repubblica con il concerto di Matthew Lee e a Capoliveri il 26 agosto con il concerto di Povia. E infine la serata finale del 9 settembre alla Villa Napoleonica di San Martino.